Microfono e telecamera a Paolo Barnard. Allora, guardate bene questa scritta che abbiamo. Se votate nel modo sbagliato sono guai. È in atto il secondo gold finanziario in Italia, il sesto in Europa. Non sto dicendo delle sciocchezze, adesso vediamo i precedenti di questa grande Europa democratica in 16 anni. Allora, nel maggio del 2005 la Francia vota a maggioranza sovrana per rigettare la Costituzione europea che era illiberale. Un mese dopo, l'Olanda nel 2005 vota a maggioranza sovrana per rigettare la Costituzione. Questi uomini con la giacca e la cravatta, i tecnocrati e i finanzieri riformulano tutto in un trattato misterioso chiamato Trattato di Lisbona, che il pubblico non può leggere, i parlamenti non possono leggere, non si può fare referendum, e reintroducono la Costituzione della porta di servizio, due voleri popolari completamente distrutti. Siamo nel 2008, l'Irlanda si rende conto che il Trattato di Lisbona è una porcheria, vanno a referendum, voto di maggioranza sovrana per rigettarlo, scattano i finanzieri con i ricatti sul popolo irlandese, quello che succederà a ottobre col referendum di Renzi, e l'Irlanda viene trascinata dopo un anno a rivotare nel modo giusto. Succederà a ottobre anche in Italia. Berlusconi, ottobre novembre 2011, l'abbiamo detto con Gianluigi Paragone, sembravamo dei pazzi, oggi lo sanno tutti, la Deutsche Bank e la BCE fanno crollare i titoli italiani e lo spread va alle stelle. Berlusconi è costretto, democraticamente eletto, a dimettersi, altro gol finanziario. Nel 2015, nel luglio, la Grecia muore sotto l'austerità, voto di maggioranza per abolire l'austerità, scatta il ricatto finanziario, il primo ministro Tsipras china la testa e impone austerità ancora peggiori, altro gol finanziario. Ci hanno provato anche con Brexit. Prima del 2016 il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, ha tentato di intimidire gli inglesi, oggi è sotto inchiesta, due giorni fa ha dovuto rispondere a una commissione parlamentare per questo, e ci stanno ancora provando con Brexit, ci stanno ancora provando Jamie Dimon, il numero uno della più grande banca del mondo, JP Morgan. Sentite esattamente cosa ha messo nero su bianco. Magari possiamo ribaltare il risultato di Brexit. Ci sono sempre soluzioni a problemi, a patto di avere attorno le persone giuste. Questa è la democrazia in Europa. Bene, veniamo all'Italia. È il 6 luglio scorso, alle 8 di mattina, Bloomberg, la più grande agenzia finanziaria del mondo che va sui tavoli di tutti i governi, incluso quello di Renzi, lancia minacce indirette all'elettorato italiano in caso di un no popolare a Renzi. Ecco cosa dicono: l'esito del referendum è un segnale rosso, rischio di una corsa alla vendita dei titoli italiani che crolleranno sotto il livello spagnolo se Renzi perde il voto. Bloomberg si basa su dichiarazioni contemporanee di quattro colossi mondiali della finanza, il colosso PIMCO, il più grande fondo di titoli di Stato del mondo, che dice negli stessi secondi: un no a Renzi rischia un caos politico prolungato, i titoli italiani rischiano la svendita. Il colosso JP Morgan, quello del grande Jamie Dimon di prima, subito aggiunge: il voto sì sarà visto come un appoggio alle riforme di Renzi. Un no sconfiggerebbe i titoli italiani con la Spagna vittoriosa. Citigroup, la più grande banca d'America, incalza: un no può portare a un vuoto politico. A tecnocrati a Roma nel 2017, l'abbiamo già sentita questa, ok? Allora, il colosso Società Generale si aggiunge e dice: prospettive italiane oscurate dai rischi del no al referendum di Renzi e dai problemi bancari, la borsa italiana è diventata un modello delle incertezze europee. Allora, ricapitoliamo, la mega finanza avverte che un no a Renzi si tramuta in una mazzata ai nostri titoli, alle banche e alla borsa. Gli avvisi di cui ho parlato vengono da gente che gestisce complessivamente tre volte il PIL italiano, 5.200 miliardi di euro. Allora, non meniamo il can per l'aia, ok? Quello che ci stanno dicendo è molto chiaro ed è quello che Renzi userà per terrorizzare gli elettori a settembre e ottobre. Se votiamo nel modo sbagliato ci spaccano le ossa. Questo è quello che ci dicono. È il secondo gol finanziario in Italia ed è sarebbe il sesto in Europa. Questa è la parte giornalistica, prendo 15 secondi per dire una cosa, e la dico a voi uomini con le giacche e le cravatte che state nei palazzi di potere a New York, a Francoforte, a Bruxelles. Voi potete fare questo a noi popolo sovrano perché state nascosti nelle macchine blindate, perché state nascosti nei palazzi con le polizie attorno, d'accordo? Però allora provate una sola volta a scendere da sole per le strade del Brexit e vediamo cosa rimane del vostro potere.